Salve a tutti, questo è un breve video, una piccola dimostrazione. Qui abbiamo il trasmettitore a scintilla, di cui video ho già fatto. Qua giù abbiamo il ricevitore con il coesore. Adesso in serie al coesore ho messo un LED che sta qui, che da lì non lo vedete adesso, e una batteria. Quindi coesore, batteria, LED, questo è il giro. In questa situazione il coesore ovviamente è isolato. Per farlo funzionare ho dovuto provvedere ad attaccare il coesore alla terra. Ho una presa di terra qui nel laboratorio, l'ho fatta ad hoc, e ho attaccato anche questo filo qua che è l'antenna. Ora, se io do una scarica con il trasmettitore, vedete la lucetta accesa, quella laggiù in fondo? Ok. Guardate bene, eh? Sta qua. Ok? Sono riuscito a trasmettere a 1 metro. Una cosa grossa, insomma. Ci siamo quasi. Del resto Marconi ha fatto queste prove per tantissimo tempo, per oltre un anno, giocando così, facendo coesori, costruendoli di nuovi, provandoli, scintille di qua, scintille di là. Lui fece chiaramente diciamo un processo, potremmo dire, empirico, per tentativi, perché del resto stava indagando un campo ancora abbastanza sconosciuto, anche se c'erano già dei matematici che avevano fatto dei modelli, però andava un po', chiaramente, oltre perché non aveva una formazione accademica, andava un po' a casaccio, però alla fine ci è riuscito. E io cerco di riuscirci, no? Un po' ci sto riuscendo, piano piano. Vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ce ne saranno parecchi.